Sabato 12 aprile 2008 nel Cassero medievale di Viale Piave a Prato si inaugura una mostra collettiva promossa dall'Associazione Culturale Pratese Il Castello con l'assessorata alla cultura del Comune di Prato. La mostra collettiva prevede l'esposizione di opere di pittura, scultura, fotografia e poesia all'interno di questo suggestivo Cassero pratese fino al 4 maggio. Insieme a me ci sono, lo vedete, molti degli artisti, sono artisti e poeti, sono quasi 50, che partecipano a questa lunga kermesse che, vi ricordo, si concluderà il 4 maggio e sarà possibile visitare nell'orario antimeridiano dalle 10 alle 13 e pomeridiano dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana, escluso il martedì. Copre tutta la superficie del Cassero, è una superficie non indifferente. Sì, è vero, insomma, c'è stato un lavoro dietro di impegno, insomma, da parte di tutti, che è di continuo lavoro, cominciato anche molto appena abbiamo saputo chi erano i poeti sui quali lavorare, abbiamo cominciato a lavorare, insomma, e quindi è stata una cosa che piano piano, non solo lungo ma anche di tanta soddisfazione, perché effettivamente di fronte a queste poesie che magari subito abbiamo trovato un po', ci siamo trovati un po' impacciati, almeno alcuni, poi invece ci siamo immedesimati e quindi sono venute fuori delle cose significative e anche, insomma, piuttosto belle. Quindi un impegno doppio per i vostri associati, sia organizzativamente sia dal punto di vista intellettuale, perché ognuno ha dovuto dare il meglio di se stesso. Sì, è vero, senz'altro. Sì. Allora, io vorrei, non so, qui per non scontentare nessuno, se qualcuno dei tanti artisti che sono alle nostre spalle vuol dare un piccolo contributo per sottolineare magari degli aspetti che noi in queste prime due interviste non siamo riusciti a cogliere, se volete, altrimenti io direi Antonio Bruno è uno scultore ben conosciuto, mancino, e molti sono artisti che i nostri telespettatori ben conoscono perché da anni seguiamo la loro attività espositiva. Allora io direi magari, di prima di passare alla lettura di tutti i nomi che porterà via un bel pezzo del nostro servizio, di invitare i telespettatori a non perdere l'occasione di venire a visitare questa mostra. C'è l'opportunità di conoscere tanti artisti pratesi, pittori, scultori, fotografi, tanti poeti, e poi soprattutto c'è la possibilità di scoprire o riscoprire Umberto Saba e Emily Dickinson, i due autori ai quali è dedicata questa mostra, quindi ci sarà possibilità anche di vederli interpretati in maniera diversa. Certo, sì, perché insomma è una cosa che si vede tutti i giorni e quindi merita essere visitata e quindi rendersi conto di il lavoro che c'è stato e che abbiamo fatto, e quindi anche le critiche se ci sono ben vengano, perché effettivamente accettiamo. Ricordiamo, c'è la possibilità di vedere e di visitare dall'interno il Cassero medievale. Infatti merita e molti non lo conoscono. Ricordiamo che il Cassero si trova proprio di rimetto a Piazza San Marco e quindi anche alla scultura di Viale Piave, a poche centinaia di metri da Piazza San Marco e dalla scultura di Moore, che è diventato un po' uno dei simboli di Prato. Simboli di Prato, sì, che magari i pratesi parecchi chiamano il buco della chiave, però insomma è un buco d'autore, quindi vale la pena. Esisteva una porta.